Salve a tutti e benvenuti a questo secondo video tutorial dedicato alla configurazione del SimHackers. Questo video sarà relativamente breve e tratterà appunto la configurazione del SimHackers, che è il programma che la Sicilia Virtual Airways utilizza per tracciare i voli online. E allora, una volta che avete scaricato il download della cartella compressa del SimHackers, una volta decompressa, aprirete la cartella che presenterà tutti i file di programma. Il SimHackers non si installa, quindi non è un eseguibile di installazione, ma è un eseguibile diretto di programma. Quindi basta andare col tasto destro e aprirlo in amministrazione. E il SimHackers si presenta in questa modalità. Ovviamente non avrete la prima volta nessuna Virtual Airways, Virtual Airline configurata, e dovrete andare nella sezione Virtual Airline Setting qui in alto, cliccare su New Virtual Airline e compilare questi parametri. Dunque, il callsign è il callsign fornito dalla compagnia. E la password della vostra password di registrazione. Via name andrete a inserire Air Sicilia Virtual Airways, il via ICAO ARS, il via URL http crew.airsicilia.it slash hackers slash 1 slash sim hackers slash, e dopodiché andate a selezionare qual è la vostra unità di misura preferita, se chilogrammi o libbre, e dovrete fare ok per confermare la selezione. Una volta completata la configurazione, nel menu a tendina troverete l'indicazione dell'Air Sicilia come compagnia impostata. Non dovrete fare altro che selezionarla ed effettuare il login. E siete loggati, quindi in verde vi dice che siete connessi con il sistema dell'Air Sicilia. Allora, nel caso in cui voleste effettuare un volo charter, quindi non un volo programmato direttamente dalla compagnia, non dovete fare altro che compilare queste casellette bordate di arancione, indicando l'ICAO di partenza. Quindi in questo caso, se io volessi partire da Palermo è l'ICJ, l'ICAO di destinazione, quindi mettiamo caso che vada a Roma, l'IRF, il numero di volo, può essere un numero qualsiasi che io posso andare ad inserire, inserite sempre un numero di testo. Dopodiché, anche se non è bordata di arancione, andrò ad inserire l'ICAO del mio aeromobile selezionato. Quindi magari, so, se io sto volando con un A320, gli andrò a mettere A320. Questo per evitare che, se non inserite l'ICAO dell'aeromobile, il sistema non vi assegna le ore su quella tipologia di aeromobile. A quel punto non dovrò far altro che, con il simulatore avviato, andare a selezionarmi la tipologia di volo, se è un volo IVAO, un volo VATSIM o altri vari network, o è un volo offline, quindi al di fuori dei network tradizionali, e cliccare su Start Track. A quel punto praticamente il volo comincia a essere tracciato. Una cosa importante da dire è che, mentre voi avete il volo che è tracciato, ovviamente qua sotto vi vengono indicate tutte quante le fasi del volo, quindi il boarding, il taxi, il take off, il climb, il cruise, il landing, e a sua volta la taxi e al gate. E qua vi viene tracciato il tempo di operatività. Vi ricordo sempre che, per avere, diciamo, la maggiorazione di punteggio, e noi consideriamo sempre un 20 minuti, dai 20 ai 40 minuti prima del volo, quindi al gate in partenza, e prima che ovviamente si cominci a effettuare la taxi. Quindi
E infatti vedete che il CMakers vi traccia sia il tempo di operatività del track, quindi da quando voi fate partire il track del volo, quindi il tracciamento del volo, e sia vi segna il tempo di volo effettivo. Quindi fate molta attenzione nel caso in cui ovviamente volete diciamo questo guadagno di punti in più che il sistema vi va ad assegnare. Vi ricordo sempre che, ma lo trovate anche nella sezione rule, un aumento di punteggio avviene nel caso in cui voi attendete tra i 20 e i 40 minuti dallo start track prima di iniziare l'operazione di volo. Ovviamente qui sotto il SIMAGAS vi segna anche il tempo di pausa. Non siamo fiscali sulla pausa, però ovviamente, certo, dico, evitiamo di inviare P-Rep con mezz'ora, un'ora di tempo di pausa, sostanzialmente. Un'altra cosa importante da indicare è il flight data. E nel flight data, voi man mano che state effettuando il track del volo, vedrete indicati nel flight event tutti gli eventi che sono riferiti al vostro volo. E qua sotto invece vedete in rosso indicati i critical event, sono tutti quegli eventi, tipo che so, l'eccesso di speed sulla taxi, le landing light spente sotto i 10.000 piedi o non spente sopra i 10.000 piedi, il refueling, anche se comunque fondamentalmente se non è fatto in volo il refueling non è considerato una penalità. E insomma, tutti quegli eventi che possono essere gli eventi critici, che sono lo stallo, l'overspeed sotto i 250, cioè sopra i 250 nodi e lì sotto i 10.000 piedi, insomma, tutti quegli eventi critici che vi possono far dare una penalità in fase di certificazione del P-Rep. Quindi imparate, mentre siete in volo, magari in un momento di tranquillità, imparate a individuare i flight event all'interno del SIMAGAS, cioè gli eventi di volo del SIMAGAS, e verificate gli eventi critici che vi vengono di volta in volta segnati. Comunque faremo una guida, un tutorial nei prossimi, dove indicheremo chiaramente le operazioni da eseguire durante il volo per evitare di incappare negli eventi critici. Ma passiamo adesso all'operatività dei voli prenotati, quindi per vedere quello che succede nel momento in cui noi andiamo a effettuare una prenotazione sul nostro sistema online dell'Air Sicilia Virtual Airways e che cosa succede all'interno del SIMAGAS quando effettuiamo il login. Quindi andiamo nella dashboard dell'Air Sicilia e per esempio andiamo a prenotarci. Per comodità, ok, andiamo a prenotarci. Io per esempio mi trovo adesso a Roma Fiumicino. Andiamo a prenotarci questo volo da Roma per Catania utilizzando fra gli aeromobili diciamo disponibili la 321 Palatino. Quindi una volta individuato l'aereo, cliccheremo sul pulsantino blu per effettuare la prenotazione del volo. Signore e signori, benvenuti a Ok. bordo. Il Fermo il sistema e la sicurezza, pagina vi si preghiamo di aggiorna e sistemare il bagaglio a mano. sentiremo Sono la puntualmente vocina pronti a volo nelle della hostess. cancelliere sopra di voi. Vi informiamo che l'uso dei telefoni cellulari e dei computer portatili è consentito fino alla chiusura delle porte. Grazie. Ladies and gentlemen, welcome aboard. For your safety, we kindly ask you to place your hand luggage in the overhead lockers or under the seat in front of you. You might use your mobile phones and portable computers until the aircraft starts to sink. Thank you. Signore e signori, per motivi di sicurezza vi invitiamo ad allacciare le cinture, a chiudere il tavolino e opporre lo schienale della poltrona in posizione verticale. Vi ricordiamo che da questo momento i telefoni cellulari e tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti. Vi invitiamo pertanto a verificare la loro disattivazione. Sono consentiti durante la fase di crociera, previa approvazione del personale di volo, rasoi elettrici, riproduttori non digitali di suoni e computer portatili non collegati con stampanti o collettori di compact disc. Ricordiamo che sui nostri voli non è consentito fumare. Grazie.
Ecco, terminato, diciamo, la voce della hostess, noteremo che all'interno della nostra dashboard, sotto il grafico, è presente l'indicazione del volo prenotato. Quindi avremo appunto il volo prenotato con destinazione Catania e ci verrà dato il cargo del volo e i passeggeri, il numero di passeggeri. E ovviamente l'indicazione dell'aeromobile prescelto è lo stato dell'aeromobile. In questo caso il nostro aereo ha un 75% di status operativo. E il pulsante SIM Brief ci consentirà di effettuare all'interno dell'Air Sicilia la pianificazione del volo attraverso il SIM Brief, perché l'Air Sicilia è integrata. Utilizza le API del SIM Brief, quindi è integrata direttamente col SIM Brief, quindi già all'interno sarà possibile effettuare la pianificazione del volo utilizzando le operazioni di SIM Brief. E a prescindere da questo, già in basso, per ogni volo indicativamente, il sistema vi dà un'idea, ovviamente espresso in pound, ma cliccando qua sopra sarà possibile passare da pound a chilogrammi, e vi dà l'indicazione del carburante necessario, per esempio, per la taxi più il carburante del volo e il carburante per il decollo e riserva, holding e contingency e totale di carburante da imbarcare. E dopodiché vi darà uno stimato del tempo di volo e uno stimato dell'holding, contingency e alternato. E come vi dicevo, basta cliccare su pound e quindi aspettare che si aggiorni la pagina della dashboard e scendendo verso il basso vedremo che tutto che prima era stato espresso in libbre adesso automaticamente è espresso in chilogrammi. Dunque, abbiamo effettuato la prenotazione del volo per Catania e torniamo nel nostro SimMakers, effettuiamo il login. E come vedete, il sistema ci informa attraverso una finestrella che il nostro volo prenotato, Roma-Catania, è disponibile e può essere importato all'interno del sistema. Cliccando su sì, automaticamente ci viene compilato completamente tutto il piano relativo alla partenza del nostro volo, compresa la rotta. A quel punto, anche qua non dovremmo far altro che andare a selezionare ovviamente il network di pertinenza e andare a cliccare sul pulsante Start Track e il volo verrà tracciato. E per concludere, ovviamente, una volta che voi avete terminato l'operazione al gate, all'arrivo, e avrete spento i motori, ricordatevi sempre di spegnere i motori perché a quel punto avrete altra maggiorazione di punteggio, quindi spegnete i motori e andate nel SimMakers e cliccate sul pulsante End Flight. Una volta che cliccherete sul pulsante End Flight, attendete qualche secondo che sarà disponibile da questa parte il pulsantino Send Report, cioè l'invio del PIREP in compagnia. Una volta che sarà disponibile Send Report, cliccherete su Send Report e da questa parte vi comparirà una sorta di cerchio che man mano che si andrà riempendo di verde vi dirà che il sistema e quindi il PIREP è stato inviato correttamente in compagnia. Del resto lo potrete visualizzare anche verificando nella tabella arrivi dell'home page del sito se il vostro volo risulta arrivato e quindi regolarmente inviato in compagnia. Detto questo, concludiamo questo breve video tutorial sull'utilizzo del SimMakers con i parametri della Air Sicilia Virtual Airways e come sempre buona carriera e buon volo a tutti con Air Sicilia Virtual Airways. Alla prossima, ciao!